tipico delle colazioni italiane, ma ovviamente il cornetto. E oggi lo vado a preparare insieme a te, spiegandoti ogni step passo dopo passo, così che la realizzazione non ti risulti difficile. Molti inoltre confondono il termine cornetto con croissant. Sono due prodotti di pasticceria ben diversi. Infatti il cornetto, come vedrai tra poco dagli ingredienti, contiene le uova, mentre il croissant no. E poi, come si capisce dal nome, il croissant è francese mentre il cornetto è italiano. Detto questo, se hai domande sulla ricetta non esitare a farmele attraverso il tuo commentino ed iscriviti se ancora non l'hai fatto. Ma iniziamo a vedere cosa ci serve. 500 g di farina di grano duro di semola macinata, oppure 300 g di farina Manitoba e 200 g di farina 00. Scorza grattugiata di un'arancia biologica, un uovo, una bustina di lievito di birra, 80 g di zucchero di canna, 80 ml di olio di semi oppure 75 g di burro, pizzico di sale, 50 ml di latte e 150 ml di acqua, entrambi tiepidi. A questo punto, quando avrai quindi ottenuto un composto sabbioso, aggiungi i liquidi, cioè l'olio, l'acqua ed il latte tiepidi. Mi raccomando, poco per volta e quindi a filo. Non avere fretta in questo passaggio. Ogni liquido si deve inglobare bene all'impasto prima di aggiungerne altro. Vedrai piano piano che il composto cambia consistenza. Terminati di inserire i liquidi, puoi aggiungere anche il lievito, sciolto con un cucchiaino di zucchero e 50 ml di acqua, detratti dal totale dei 150 ml. Anche in questo caso la calma è la virtù dei forti, quindi poco per volta, mi raccomando. All'inizio ti sembrerà che il composto risulta appiccicoso, non ti preoccupare, è normale che sia così. È perché deve ancora essere lavorato con la planetaria, quindi aumenta la velocità a 3 e l'impasto si deve incordare al gancio, ci vorranno circa 10 minuti. Lo capisci quando sul fondo della ciotola della planetaria, per l'appunto, non rimane composto. Come vedi, ho ottenuto un impasto elastico ma che non si attacca alle mani, ha una magnifica consistenza, non trovi? Fatto ciò, metti da parte la ciotola con l'impasto, non a lievitare perché quello verrà fatto in un secondo momento. E ci occupiamo della sfogliatura. Dato che saranno dei cornetti sfogliati, abbiamo bisogno del burro oppure della margherina. La margherina è più facile da utilizzare perché si tende a sciogliere meno facilmente, mentre il burro te lo sconsiglio di utilizzarlo in estate. In questo caso, diciamo, non c'è tantissimo caldo, quindi io vado ad utilizzare il burro 200 g. Ovviamente freddo di frigorifero ed in uguale quantità se utilizzi la margherina. Hai due alternative. Io non sto facendo lievitare, non ho fatto lievitare l'impasto, ma lo sto lavorando direttamente. Questo perché non voglio stressare troppo il panetto. Prima cosa che andiamo a fare è stendere l'impasto formando un quadrato abbastanza grande che possa contenere l'altro quadrato di burro che abbiamo realizzato poc'anzi. Pigia leggermente con un mattarello. Creata la base, adagiamo il burro al centro e ripieghiamo su se stesso, aiutandoci con la carta forno. Se necessario, allunghiamo anche. Ecco fatto. Rigira il quadrato su se stesso e stendilo per il senso della lunghezza. Adesso rigiriamo e facciamo le pieghe.
ripiego e ho ottenuto questo. Adesso dobbiamo ristenderlo sempre per il verso della lunghezza, quindi per così. Ripeti le pieghe come vedi in video. In sostanza stiamo andando a rifare quello che abbiamo fatto prima. Dopodiché avvolgi il quadrato ottenuto nella carta forno e riponi in frigo per mezz'ora. In questo modo il burro si consoliderà. Una volta trascorso il tempo, basta stenderlo per la lunghezza e poi rifare le pieghe. Lo so, sembra noioso dirlo, ma farsi tranquillo che non lo è. E poi quelle che hai visto erano le ultime pieghe. Ora puoi dividere il rotolo che ho ottenuto in due parti. In questo modo ti verrà più facile stendere l'impasto e ricavare i cornetti. Spero che dallo schermo tu possa percepire i vari strati. Come appena accennato, stendi la prima metà formando un rettangolo dello spessore di 2 mm. Spolverizza la superficie con un pochino di farina, in questo modo il coltello eviterà di attaccarsi. A proposito di coltello, fai dei taglietti mantenendo una distanza di circa 8-10 cm, io l'ho fatti di 10 cm. Tutto dipende da quanto vorrai fare grandi i tuoi cornetti. I miei sono venuti giusti di dimensioni, quindi ti consiglio 10. Per quanto riguarda invece la base, devi fare altri tagli al centro dei tagli in alto. Orientandoti con i taglietti che hai fatto, crea dei triangoli allungati, tagliando in obliquo. Ed arrotola ogni triangolo partendo dalla base, proprio come stai vedendo. Poi con le mani arrotonda i lati in modo da formare le punte. Procedi in questo modo anche per gli altri triangoli e per l'altro panetto. Dopodiché distribuisci le suonatelle rivestite di carta forno, copri con carta forno, asciugamani e lascia lievitare per almeno 3 ore all'interno del forno spento. Ed ecco come sono cresciuti. Adesso mescoliamo un tuorlo con un pochino di latte e spennelliamo la superficie dei nostri cornetti. Dopodiché li cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per almeno 25 minuti. Si devono dorare, ma non, mi raccomando, bruciare. Appena sfornati, guarda qui che meraviglia, c'è un profumo che non ti dico. Ma poi sono cresciuti tantissimo, guarda che belli che sono. Morbidissimi, spugna, spugna. Oh, che bello, era da tanto che li volevo fare. Guarda che bella doratura pure che hanno. Ed adesso li vado a farcire. Tu puoi scegliere se farcirli con crema alle nocciole, marmellata o crema pasticcera. Io andrò di marmellata. Cioè, ti giuro, mi sembra di essere al bar. Al bar. Ovviamente puoi lasciarli pure senza ripieno, Sta a te scegliere. Ed ovviamente li puoi farcire anche mentre li prepari, cioè quando li arrotoli. Io preferisco farlo dopo, perché durante la cottura rischia che la marmellata oppure la crema che vai a metterci esca fuori, e quindi meglio evitare. Ma poi sono lievitati, hai visto, tantissimo, sembrano più dei panini che dei cornetti. E a proposito di panini, puoi anche decidere di tagliarli a metà e farcirli spalmandogli all'interno la crema alle nocciole o la marmellata, quello che preferisci. Naturalmente puoi scegliere di congelarli e scongelarli al momento quando appunto vuoi fare merenda o colazione. Vado ad aprirne uno con la marmellata, così vediamo com'è. Bellissimo. Assaggio. Mamma mia, più buoni di quelle del barro. Mamma mia che sono troppo buoni. Sono contentissima di essere riuscita a trovare la ricetta perfetta e sono felicissima di aver fatto il video. Fammi capire che ti è piaciuto.
lasciandomi un bel like e condividendo questi fantastici cornetti sui tuoi social.